Ciao ragazze, allora oggi volevo farvi un video su un po' di consigli economici, specialmente per chi diciamo ha iniziato da poco a truccarsi, non vuole spendere un patrimonio, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi vuole avere anche allo stesso tempo roba buona, cosmetici buoni e di qualità, quindi. Allora io vi dico che quando io ho cominciato diciamo a collezionare trucchi, la prima cosa che comprai fu la palette 88 Shimmer di Zoeva. Allora io la acquistai su eBay e pagai il tutto 30 euro. Un po' tanto, però il fatto è che comunque allora le spese di spedizione da Zoeva erano ancora 16 euro. La palette costa 15,90 credo, comunque 16 euro, quindi su per giù il prezzo era lì e quindi l'ho comprata da eBay. E l'ho comprata anche da eBay perché allora appunto io l'ho comprata, ancora non c'era la necessità di dover pagare necessariamente con PayPal, ma si poteva fare tranquillamente una ricarica alla postpay del venditore e quindi per me era molto più facile, quindi per questo motivo io non ordinai da Zoeva, perché con Zoeva si può ordinare solo con carta di credito e quindi con PayPal anche. Quindi io vi consiglio ovviamente una palette, questa qui io vi consiglio fra Zoeva e Froline per le palette Froline, anche se ce ne sono tipo un paio che sono le ritrovate solamente da Zoeva. Questa qui è dalla 28 Nude e io ho pagato 10 euro, invece su Zoeva da Zoeva costa ben 14 se non sbaglio. Questa qui sono 28 e io uso tantissimo, comunque sono colori ovviamente che tranquillamente si possono usare tutti i giorni, si può tranquillamente fare uno smoky sul marrone, sul nero, gli highlight, i marroni, tutto questi qui ci sono, quindi è sicuramente un buon prodotto. Poi per 10 euro ovviamente va più che bene. Poi oltre a questa io vi consiglio ovviamente vabbè, i pennelli. Allora io i pennelli ora non ce li ho. Io vi consiglio sicuramente la Elf. Infatti i miei primi pennelli, come ho detto anche nel mio video sui pennelli, l'ho comprati proprio da lì. E io vi consiglio questo. Questo qui è il Powder Brush della linea Studio di Elf e costa 4 euro. Io con questo pennello applico il fondotinta, la cipria, il blush. Applico davvero terra, qualsiasi cosa, quindi ve lo consiglio perché ovviamente non ha tantissimi soldi da spendere, vuole un buon pennello e non vuole avere 100 pennelli per ogni cosa. Io ve lo consiglio, è compattissimo, è un flat bookie, vedete? È compattissimo ed è davvero buonissimo, a me non ha mai perso neanche un pelo ed è davvero sofficissimo e morbidissimo, io mi trovo benissimo per il fondotinta. Davvero ottimo, quindi io vi consiglio questo. In più vi consiglio un pennello da sfumatura, anche qui Elf, ed è questo qui, appunto un blending brush tranquillamente, e questo qui di Elf però della linea normale che ho pagato 1,70 euro. Non mi ha mai perso un pelo, è morbidissimo, sfuma che è una meraviglia, ha delle dimensioni normali, quindi che vanno bene sia per un occhio grande che per un occhio più piccino, quindi io ve lo consiglio. In più vi consiglio un pennello di questo genere, questo che è angolato da eyeliner, sarebbe lo Small Angled Brush di Elf della linea Studio a 4 euro, che però io utilizzo ad esempio anche per precisione, ad esempio per mettere la matita sotto, per sfumare una matita nella cut crease, davvero buonissimo, io vi consiglio questo. E in più un altro pennello che io vi consiglio è, se lo trovo, questo qui di HM, abbastanza grande e può essere usato sia come applicatore per l'ombretto che come sfumino. Quindi è molto molto buono, non ricordo se l'ho pagato 0,95 centesimi o 1,95 euro, comunque pochissimo, quindi io davvero ve lo consiglio per chi ha l'HM vicino, comunque per chi magari riesce a reperirlo con facilità, è davvero buono, quindi io per chi inizia davvero consiglio questo.
E in più mi sono dimenticata di dirvi che questo qui, il blending brush, io lo uso anche per mettere il correttore sotto le occhiaie. Perché ad esempio, per chi non lo sapesse, tipo se qualcuno di voi ad esempio segue le Pixie Who, nota che usano questo qui, le Pixie, oddio, usano questo qui. Questo qui è il 224 di MAC, che usano appunto per applicare il correttore sotto, comunque il correttore in genere sotto l'occhio, ai lati del naso, eccetera. Questo non è che differisce poi tanto, certo le setole sono più compatte, sono più affusolate, più lunghe, più grosse, va bene, però questo qui lo uso anche per applicare il correttore, quindi vi va davvero bene, avete tutto, con questi quattro pennelli avete tutto e non avete speso praticamente neanche 10 euro, quindi davvero buonissimi. Poi invece per quanto riguarda ad esempio mascara, io mascara vi consiglio Essence. Elf non ho mai provato niente, però vorrei provare prossimamente. Uno che vi consiglio è questo qui, che è quello che uso sempre, che è quello del 100% Splash Proof, Ultra Volume 01 Ultra Black, ed è waterproof. È fantastico. Credo di averlo pagato 2,49 euro. Quindi io vi consiglio poi Elf Essence, mi confondo sempre. Essence ha una varietà davvero immensa di mascara, quindi potete ovviamente, credo abbia anche mascara colorati, quindi ovviamente potete tranquillamente fare la scelta più consona alle vostre esigenze con un prezzo davvero minimo. Per quanto riguarda invece ad esempio le matite per occhi, io vi consiglio Kiko e Essence. Io di Essence ho un bel po' di matite, io prediligo le Casual, prediligo. Ovvero queste qui, che ho anche marrone, che non trovo. Eccola qui. Ho la verde, la bianca e la marrone. Sono fantastiche, credo costino 1,49 euro, 1,99 euro. Scrivono e costano poco. E ce ne sono, c'è gialla, ci sono davvero di un sacco di colori queste Casual. E in più ci sono anche le long lasting, che io prima avevo applicato sulla mano. E non se ne andava, quindi davvero anche un'ottima durata, le long lasting che sono quelle vedete automatiche. E su questo vi dico anche una piccola chicca. Io di long lasting ho anche, senza automatico, anche una della MAC, che è questa qui, che era di una, penso che ora la troviate, però era di una collezione limitata dell'anno scorso e praticamente è finita perché me ne manca un pochino, questo qui ed è finita. Questa qui costa 16 euro e vi posso dire che paragonata a questa qui di Essence, che credo costi sulle 2 euro sempre, non c'è assolutamente paragone, nel senso che quella di Essence è 10 volte meglio, nonostante quella di MAC costa ben 16 euro, quindi non è che sono bruscolini. Davvero la durata è ottima, quella di MAC tende di più a sbavare rispetto a quella di Essence. Queste qui esistono di colori, credo, verde, viola, nera, marrone, quindi avete anche una buona scelta e anche qui il prezzo è appunto minimo. Per quanto riguarda invece anche Kiko a me piace molto, la matita che io ho usato ora è quella di Kiko, la 411 delle Glamorous, e scrive davvero tantissimo, quindi io davvero ve la consiglio, non so se si vede, no, si vede, no, non si vede, va bene, non si vede, e quindi io ve la consiglio davvero davvero un sacco, ve la consiglio. Poi una cosa che consiglio invece per le labbra sono le matite di Astra. Io ne ho una che è rossa, la numero 31. È secondo me fenomenale, dura da impazzire, poi se applicate un rossetto sopra la durata si moltiplica, è davvero stupenda, credo di averla pagata intorno alle 2 euro, credo, non ricordo con precisione, ma credo intorno alle 2 euro. Per quanto riguarda invece un primer occhi, allora un primer occhi per chi ovviamente non vuole spendere un capitale è ottimo questo qui, che sarebbe l'Eyelid Primer di Elf, che costa 1,70 euro e lo trovate nella sezione occhi del sito. A me è piaciuto, ovviamente non dura tantissimo, nel senso che per chi ha la necessità di far durare un trucco molto,
No, cioè non, dico sinceramente, non dura, non fa durare molto il trucco. Io sto amando alla follia il mio Primer Potion, nonostante io abbia usato ad esempio anche il Lemonade, però cioè, io credo che meglio del Primer Potion non ci sta niente. Questo è un buon primer, sicuramente, costa 1,70 euro, quindi diciamo vale i soldi che, appunto, che costa. Dura, è infinito, infatti penso di comprarlo comunque nuovamente, però diciamo che non è chissà quanto buonissimo questo primer, non fa durare moltissimo, non rende i colori molto molto vividi come può fare un Primer Potion. Il Primer Potion costa 16 euro. Poi per quanto riguarda gli ombretti, diciamo ombretti mono, io vi consiglio sia Kiko che Essence. Allora, io Essence ho un bretti mono, tipo questo. Sembra molto pigmentato dalla confezione, questo è il numero 11. Però, ad esempio, questo qui, che è un blu, diciamo, leggermente metallizzato, non è molto scrivente poi sulla palpebra. Bisogna bagnarlo, bisogna passare 2 o 3 volte, quindi non è molto buono. Però per quanto riguarda i quad, io ad esempio amo questo quad, che è il numero 03 Vamp It Up, e è davvero buonissimo. Io l'ho trovato a 99 centesimi, però credo che i quad costino intorno ai 3,50 euro. Ora con la nuova collezione stanno uscendo altri, quindi io davvero ve li consiglio. Ne avete 4, io poi adoro questo verde petrolio, è davvero fantastico e sono super scriventi. Quindi io vi consiglio queste palettine, sono buone ovviamente anche per viaggiare, quindi da portare con sé. Altre palettine che io consiglio, anche buone da viaggio, sono queste qui di Elf, che costano 1,70 euro. Allora, credo ce ne siano più di una decina sul sito, però non tutte sono scriventi, nel senso che io ne ho due, ho la Drama e la Teal Dream. Questa è la Teal Dream, ci sono un highlight, un beigeolino, un azzurro e un verde. Ecco, l'azzurro e il verde io non li ho mai usati perché non scrivono. Però ad esempio invece il Drama, che è praticamente quella per fare gli smoky, che ha il bianco matte, grigio più scuro, grigio più chiaro e nero con dei brillantini, è davvero stupenda. Io adoro questa palettina. La porto praticamente sempre con me quando devo stare via alcuni giorni, la porto sempre. È davvero stupenda. E costa 1,70 euro. Anche gli ombretti di Kiko, questi qui che costano 4,90 euro l'uno, certo, già un ombretto mono, però è quello che io indosso. Vedete che scrivenza che ha? Io l'ho bagnato una sola volta, però vedete, questo è un bronzo del numero 137, è davvero bellissimo, quindi io vi consiglio anche questi qui. Come eyeliner glitter io vi consiglio Elf. Elf ed Essence, entrambi. Ad esempio vi faccio vedere magari tipo dei glitter, questi sono dei glitter di Essence, e poi questo qui invece è un eyeliner di Elf. Questo è 99 centesimi in offerta, questo è 1,70 euro e sono buoni ovviamente. Su questo non saprei dirvi con precisione la durata, perché quando l'ho messo, cioè nel senso l'ho tenuto addosso per poco, quindi non saprei dirvi l'effettiva durata. Questi qui che sono i glitter, questi sono i copper, sempre di Elf, 1,70 euro, che sto amando. Questi sono quasi finiti, infatti devo fare un ordine presto da Elf. Labbra, io sulle labbra vi consiglio specialmente Kiko. Allora, Kiko, sia i rossetti di, questi qui sono i rossetti di 2,50 euro, ha una varietà da perimenza, questo è un nude rosato, e appunto c'è una vasta varietà, 2,50 euro, e voi potrete comprarne quanto ne volete. E poi invece c'è anche lip gloss, le matite lip gloss, che è quella che io indosso, che è davvero stupenda. Questa è la numero 08, ce ne esistono anche di varietà nude, rosso, se non sbaglio, sul fucsia, molto molto bella. Vedete, da
proprio effetto lucido ed è molto bella e costa 5,90 euro. Credo di sì, 5,90 euro, e sono davvero buonissime, quindi io ve le consiglio. È la HD Powder, ne avrete sentito parlare un sacco, è molto grande e contiene non so quanti grammi. Costa 6,90 euro o 5,90 euro, 6,80 no, 6,80 veramente, ed è davvero buona. Io non ho l'HDD Makeup Forever, vorrei comprarla quella mini taglia, vorrei comprare magari anche per vedere un attimino una differenza. È composta da silica, solo silica credo, silica e mica. Comunque, questa è finissima e ne basta pochissimo. Poi un'altra cosa che invece vi consiglio per il viso è il trio di correttori di Essence. Questi colori qui, vedete, il mio è praticamente finito. C'è un verde, c'è un rosa e c'è un beige. Me ne avete visto già parlare un sacco, costa credo intorno ai 3 euro ed è stupendo. Fantastico. Quindi, questi sono stati i miei consigli economici. Voglio fare anche un video di questo genere su magari il viso, i prodotti per il viso, cose di questo genere. Mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao da me e dal mio fiocchettino, che non so perché praticamente sta e arriva così. Così. Oh, questo è meglio senza, che ve ne pare? Mi dice sempre che sembra un uovo di Pasqua quando mi metto questi cerchietti. Ma vabbè. No, sono così, faccio vedere le orecchiette. Mega enormi. Va bene ragazze, ciao.